una richiesta di trasparenza per quel che riguarda i ricavi di Trenitalia sul trasporto pubblico regionale in Liguria. Sì, perché nel contratto di servizio 2018-2032 ci sono parti omissis, oscurate, e si tratta del piano economico finanziario, degli investimenti, eccetera. Noi vorremmo, come operazione di trasparenza per la cittadinanza, che queste parti siano appunto trasparenti e che i ricavi che vengono utilizzati da Trenitalia siano riversati direttamente sul territorio per potenziare questo servizio, che ricordiamo essere importantissimo, il servizio su ferro per lavoratori, studenti, che quotidianamente, e ricordiamo i numeri, sono 120.000 i pendolari liguri, che quindi sono una città che quotidianamente si muove nella nostra regione, hanno bisogno e necessità di trovare un servizio capillare con tempi di percorrenza il più bassi possibili e un'efficienza di servizio al massimo della resa, proprio per questi finanziamenti che devono essere riversati sul territorio. Quindi questa operazione di trasparenza è molto importante. In questo senso rappresentate anche le istanze dei comitati liguri, dei comitati dei pendolari, anche dei comitati delle Cinque Terre, che si erano a lungo battuto per quel che riguarda Cinque Terre Express, la tariffa e quelli che sono gli investimenti poi sul territorio. Sì, senz'altro, infatti prendiamo la voce dei comitati e la riportiamo all'interno delle istituzioni come il nostro ruolo. Infatti la questione è importante, che troviamo inammissibile che un cittadino, un comitato chieda degli atti e non gli vengano concessi. Per questo è stata presentata una interrogazione parlamentare. Certo, perché tutte le fatiche che i comitati hanno sul territorio svolto sono finite anche con ricorsi al TAR, che sono stati cassati. La regione più volte, per sempre motivi molto tecnici, ha dato parere negativo a tracciare tutti questi bilanci. Allora la tematica che poi un parlamentare può portare a Roma è proprio questo: come mai un colosso di questo tipo può tranquillamente avere dei contratti secretati, oppure può fare dei numeri che poi bene o male ovviamente fa non sulle spalle dei cittadini ma grazie ai cittadini, e poi non debba rendere conto a nessuno? Questa cosa non ci sembrava una cosa degna. Spieghiamo perché è nato questo comitato dei pendolari, che è arrivato a proporre fino a 6 ricorsi, di cui uno ancora di fatto in piedi, sulla maggiorazione della tariffa del 5 Terre Express. Sono nati non solo come comitato dei pendolari, ma anche come comitato dei residenti, di operatori economici, perché abbiamo ritenuto la tariffa del 4 euro per tutti i non residenti nei 5 Terre inizialmente e poi per tutti i non residenti in Liguria come penalizzante. Non si tratta di un servizio privato, ma di un servizio pubblico pagato già con le tasse di tutti quanti i cittadini.